A chi somiglio? A mia madre. A mio papà. Penso a mamma, perché mamma è bella. Un po' mamma e un po' papà. Difficile da dire. Non so se sono stato fortunato, mia mamma. Penso a entrambi. Lui a suo padre. La gente dice mia mamma. Io penso papà, non lo so. Molte persone mi dicono che assomiglio a papà. A nessuno dei due. Sì, non ci assomiglio. Sei stato adottato. Il postino, probabilmente. Penso a mia madre, perché lei è molto diretta. Ho il naso di mamma. Le fossette. I miei pettorali. I riccioli. Il naso assomiglia a quello di mio padre. Sono tanti i modi attraverso i quali le persone arrivano alla fede in Gesù. Una volta ad un leader religioso chiamato Nicodemo, Gesù disse: «In verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo». «Come può un uomo nascere quando è vecchio?» chiese Nicodemo. Gesù rispose: «In verità ti dico, nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e da spirito». Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, ne senti il suono, ma non puoi dire da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. In alcune culture l'espressione nascere di nuovo è diventata oggi un cliché con un significato a volte negativo. In realtà Gesù è stato il primo ad usare questa espressione. Ciò che Gesù sta dicendo è che proprio come quando un uomo e una donna si uniscono in un atto d'amore, dando origine ad una nuova vita, così è lo Spirito di Dio quando si unisce allo spirito di un uomo o di una donna. Nasce una nuova vita spirituale. Gesù dice che l'esperienza dello Spirito è come nascere di nuovo. Una nuova vita, nel senso che ogni cosa prende vita. Lo Spirito Santo non cambia nulla e cambia ogni cosa. Non aggiunge nulla a ciò che Gesù ha già detto e istituito, ma dà vita oggi a tutto quello che Gesù ha detto e fatto. Questo è il motivo per il quale lo Spirito Santo esiste, colui che fa, che realizza, che rielabora l'opera di Gesù. Lo Spirito Santo è una relazione, una persona. È un amore personale tra Dio Padre e il Figlio. E se l'amore umano può cambiare la vita di due persone, immagina cosa lo Spirito può fare, Lui che è l'amore in persona, quando scende su una persona ed è accettato, accolto. Non può esserci esperienza più gratificante dello sperimentare lo Spirito Santo. La mia vita era tutta una dipendenza. Dipendenza dal fumo, dall'alcol e da molte altre cose legate al tabacco e anche dalla marijuana. Ma nonostante questo, sentivo che nella mia vita mancava qualcosa di importante. Un giorno mio zio mi ha dato un libro. Sapeva che amavo leggere. Era un libro abbastanza nuovo, con una bella copertina, bello da vedere. Ok, ho detto a mio zio, lo leggerò, ma solo perché ha una bella copertina. Così ho iniziato a leggere. Quel libro era la Bibbia. Quegli scritti parlavano di Gesù Cristo, della sua vita e dei suoi insegnamenti. Non era come gli altri libri che avevo letto finora. In genere romanzi e gialli. Era completamente diverso. Molte cose non le capivo, ma nel suo insieme mi piaceva tantissimo. Ho chiesto a mio zio, dove hai preso questo libro? Mi ha detto che gli era stato dato da una copia. Una sera, una domenica sera, mi sono inginocchiato per la prima volta davanti a Gesù. E ho detto, Signore, sono un peccatore.
Ti prego, perdonami. Ho pianto e lo Spirito di Dio mi ha toccato così profondamente da piangere dalla gioia. Non sapevo che si potesse piangere dalla gioia. Non so a che ora sono andato a dormire quella notte. Ma una cosa è certa. La mattina dopo mi sono alzato ed è cominciata per me una nuova vita. Quella notte le mie vecchie abitudini sono sparite. Dio può fare questi miracoli perché l'ha fatto con me. Quella notte è nata una nuova persona. Quando sono diventata cristiana, ho pensato, è fatta, sono arrivata. Ma poi mi hanno spiegato che in realtà questo era solo l'inizio. È come quando nasce un bambino. È un momento meraviglioso, ma non diciamo, bene, fatta, questo è tutto, abbiamo finito. È solo l'inizio di una nuova vita. Quando incontri la fede, entri a far parte della famiglia di Dio. Diventi un figlio o una figlia di Dio. In Romani 8:14-15 San Paolo scrive: quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di adozione, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Nel diritto romano il concetto di adozione in una famiglia romana era considerato il privilegio più grande. Paolo sta quindi affermando che spiritualmente, attraverso lo Spirito Santo, siamo stati adottati nella famiglia di Dio. Sei figlio o figlia di Dio. E non solo figlio o figlia, ma addirittura erede. Non esiste un titolo più grande. Come Paolo scrive in Romani, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Ora, identificarsi con Cristo potrebbe significare andare incontro a rifiuto e opposizione, ma questo non è nulla in confronto all'eredità che riceveremo. E non c'è più grande sicurezza di sapere di essere eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ma lo Spirito Santo non solo trasforma la nostra identità, ci porta ad una relazione vicinissima con il Padre Celeste. Romani 8:15 termina infatti con le parole «per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre». Ora, nel sentire la parola Abba, potresti pensare al gruppo pop svedese, ma in realtà è una parola aramaica ed è praticamente intraducibile. È come dire «papà», «papi» o «papino», in un modo molto intimo. E non è mai stata usata nell'Antico Testamento per descrivere la nostra relazione con Dio. Gesù l'ha usata per descrivere il suo legame con il Padre. E incredibilmente ci dice, anche tu puoi chiamare Dio Abba. Puoi avere con Lui la stessa relazione intima. Sono cresciuto in un quartiere prevalentemente latino, infestato da gang. Un sacco di violenza, tanta vita da gang, ma anche tante giovani famiglie, sai, persone che cercano di dare il massimo nella loro vita. Penso che la figura di Dio come padre, se vieni da un background come il mio, sia a volte un po' di inciampo. Essere un padre, ci sono esperienze come la mia con mio padre. Sai, è un termine che si porta dietro tanto significato, capisci quello che cerco di dire? Ma penso che Dio come padre mi abbia dato davvero qualcosa. In modo egoistico ma concreto, oggi posso dire di sentirmi orgoglioso. Se guardo dietro di me, posso dire, questo è quello che sono. La paternità significa famiglia. E la famiglia significa che tu appartieni. E non hai bisogno di comportarti in un certo modo o fare certe azioni per farne parte. No, perché tu già appartieni e non devi guadagnartelo con le tue forze. Penso che funzioni così. Non è una questione di status che devi mantenere con il padre. Essere figli di Dio è il privilegio più grande, l'intimità più forte, l'esperienza più profonda. In Romani 8:16 è scritto: lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.
Ricordo la primissima volta in cui mi sono sentita figlia di Dio. In quel periodo ero alla ricerca della mia identità. Dio mi ha rivelato il suo amore per me come un padre ed io, come sua figlia, ho compreso la mia vera identità. È stato come l'accendersi di una lampadina, ma più come un «Ah, ora so chi sono e a chi appartengo». È come l'amore di un genitore per il proprio bambino, ma molto di più. È l'esperienza più profonda che si possa avere, sapere di essere amato dal tuo Padre Celeste. Ed è questo che lo Spirito Santo porta, la sensazione che tu appartieni, che sei a casa. Ho un'amica di nome Naomi, sposata con Steve. Steve è stato adottato da bambino. Steve è il mio migliore amico. È anche l'uomo che ho sposato. È stato adottato da bambino e adora tantissimo i suoi genitori adottivi, e anche loro lo adorano. Per tutta la sua infanzia ha vissuto l'amore di una casa accogliente. Qualche anno fa, attraverso l'agenzia di adozione, ha scritto una lettera alla madre naturale. La lettera diceva: «Volevo farti sapere che hai fatto la cosa giusta. So che non volevi rinunciare a me, ma voglio che tu sappia che ho avuto una vita meravigliosa. E ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per me». La vera adozione è sapere che sei accettato e amato, che hai una casa che senti tua. E questo Steve l'ha trovato nella sua famiglia. A volte dimentica di essere stato adottato, anche se per tutti noi è abbastanza evidente. Lo Spirito Santo non solo ci aiuta a sentirci a casa, ma nello stare alla presenza di Dio ci trasforma facendoci diventare simili a Gesù. Non vi siete mai accorti che più tempo si trascorre con una persona, più si tende ad assomigliare a quella persona, in alcuni modi di fare o in alcune abitudini? Paolo scrive: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito». E nel diventare sempre più come Gesù, lo Spirito fa crescere alcune qualità. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e autocontrollo. La prova che lo Spirito opera nelle nostre vite è l'amore per Dio e per gli altri. E poi la gioia, che è molto diversa dalla felicità. Molte persone, anche se cristiane, sono chiamate ad affrontare situazioni difficili e dolorose, e tutti noi di fronte alle difficoltà possiamo reagire in modi diversi. Ma il Vangelo ci promette la gioia, che è molto di più della felicità. E poi la pace, che non è una pace superficiale tra i problemi, le ansie e le difficoltà quotidiane. È una pace che va oltre la nostra comprensione. È come se lo Spirito di Dio facesse crescere in noi, in quanto figli, alcuni tratti familiari di Dio, diventando sempre più simili a Lui. Lo Spirito che vive in noi ci aiuta a crescere nella nostra relazione con Dio, a diventare più intimi con Lui. In Efesini 2,18 è scritto: «Per mezzo di Lui, cioè Gesù, possiamo accedere al Padre in un solo Spirito». Attraverso la morte di Gesù, la barriera tra noi e Dio è stata rimossa. Ora, attraverso lo Spirito Santo, possiamo avvicinarci a Lui, parlare con Lui, sentire la Sua voce attraverso la Bibbia, sapendo che Dio aprirà le nostre menti per aiutarci a capire. Una volta pensavo che per credere avrei dovuto prima capire, ma in realtà è il contrario. Uno dei più grandi teologi e filosofi dell'undicesimo secolo, Anselmo di Canterbury, ha detto «credo ut intelligam», che significa «credo per poter capire». Ha detto «non cerco di capire per credere, ma credo per capire». Spesso, quando le persone fanno un passo di fede e si fidano di Gesù, i loro occhi si aprono ed iniziano a comprendere la parola di Dio. Lo Spirito ci aiuta in tutto questo.
La mia famiglia è strana, ma ci vogliamo bene ed è per questo che funziona bene. Sanno di avermi cresciuta bene, che sono una brava ragazza. Mia madre mi ha dato una educazione cristiana permettendomi di essere me stesso. Non mi assillava. Il rispetto delle diverse opinioni. Mio papà mi paga ancora tutto. Il fatto che apprezzano ciò che fai. La cosa migliore è che abbiamo passato momenti difficili, ma ne siamo sempre usciti bene. Non c'è alcuna pressione, puoi essere ciò che sei. Lo Spirito Santo dona unità alle famiglie. In Efesini 4 è scritto: sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo Spirito. Come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, è per mezzo di tutti ed è in tutti. Lo Spirito porta unità nelle relazioni, nei matrimoni, nelle famiglie e nelle amicizie. L'unità non è sempre facile, ma San Paolo ci incoraggia a fare ogni sforzo. L'unità nella Chiesa è fondamentale. Lo è nel piccolo delle singole comunità, come nel grande, tra le denominazioni. Cattolici e protestanti, ortodossi e pentecostali. Ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che divide. Lo Spirito di Dio vive in ogni cristiano, indipendentemente da contesto, colore, razza, cultura e denominazione. Tutti siamo diversi. Ad ognuno di noi lo Spirito Santo ha dato un dono diverso da condividere. In 1 Corinzi 12, 4, 11, Paolo scrive: vi sono poi diversità di doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi tipi di servizio, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di opere, ma lo stesso unico Dio opera tutto in tutti. Ora a ciascuno è data una manifestazione dello Spirito per il bene comune. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro per mezzo dello stesso Spirito il linguaggio di scienza, a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito, a un altro il dono di far guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro le varietà delle lingue, a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Tutte queste sono opere del medesimo Spirito, che le distribuisce a ciascuno come vuole. Un giorno, a 16 anni, sono andata in una chiesa. In prima fila c'era una signora che stava pregando lo Spirito Santo perché scendesse sulla vita delle persone. In quel momento ho sperimentato fisicamente lo Spirito Santo. Ho percepito che la preghiera di quella signora era per me e che il Signore mi stava chiamando a diventare sua testimone nel mondo dei media. È stato emozionante. Le mie mani tremavano. Ho sentito un'ondata di energia attraversare il mio corpo. Un flusso caldo e freddo insieme che usciva dalle mie mani. Ho percepito lo Spirito di Dio che zampillava su di me. Tutto questo era una conferma delle parole di quella signora. Ero emozionata per quanto Dio aveva intenzione di fare con me. Mi sono resa conto che aveva un piano per la mia vita. E ora, se guardo indietro ai miei ultimi 16 anni, attraverso il mio lavoro nel mondo dei media, posso dire che la promessa di Dio si è avverata. Lo Spirito Santo vive in ogni cristiano. Ognuno di noi ha dei doni e la comunità è il luogo dove tutti sono coinvolti e mettono in comune i propri doni. Ed è proprio quando tutti i doni sono condivisi che la Chiesa prende vita. Lo Spirito di Dio ci dà la forza. Gesù ha detto: avrete forza e mi sarete testimoni. È così che la Chiesa cresce, dicendo ad altri ciò che abbiamo sperimentato. Onestamente non avevo voglia di andare al Weekend Alpha. Ero al punto di tornare a casa. Per me è stato come un ok, vado, qualcosa cambierà, dovrò impegnarmi. Ma non ero sicura di essere pronta a quel cambiamento. Sì, ero emozionato. Il leader mi chiedeva: vieni al Weekend Alpha? E io: no, non ce la faccio proprio. Non ero così sicura che qualcuno potesse connettersi a Dio in quel modo. Prima di andare al Weekend Alpha dicevo: non so cosa succederà, ma non aspettarti che diventi cristiana o che quando tornerò parlerò di Gesù. Alla fine è stato come passare dalla notte al giorno. Ho iniziato il Weekend Alpha in un modo e l'ho concluso in un modo completamente diverso. Ero felice, piena di gioia. Ne ho parlato subito con la mamma. Devo pensarci.
È questo che ho detto a tutti. Ho detto, mamma, sto tornando dal weekend alfa, hai una Bibbia da prestarmi? Sì, ero lì seduto con il mio collega, mi ha chiesto, com'è andato il tuo weekend? Ed io, sono andato al weekend alfa. A quel tempo lavoravo in un centro di cura. Tornato al lavoro, ho iniziato a raccontare a tutti ciò che avevo visto. Subito tutta la mia famiglia mi ha detto, wow, che cosa ti è successo? E lo stesso la mattina dopo in ufficio. Ricordo che uno dei miei colleghi mi ha chiesto, cosa ti è successo nel weekend? E così gli ho parlato di Alfa e l'ho invitato. Sì, è stato meraviglioso. Un sacco di persone hanno notato la differenza. Sento un forte desiderio di condividere tutto questo. Lo Spirito di Dio è presente all'inizio della Bibbia, in Genesi 1, e lo è anche alla fine, in Apocalisse 22:17. Lo Spirito e la sposa di Cristo, dicono, vieni. E chi ascolta ripeta, vieni. E chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita. Questo è l'invito. L'invito è per tutti. Lo Spirito e la sposa, cioè la Chiesa, dicono, vieni. Vieni e sperimenta l'amore di Dio per te. Vieni e sperimenta questa relazione intima con Lui. Vieni e vivi questa profonda esperienza dell'amore di Dio. Vieni a conoscere il Padre. Lo Spirito ti aiuterà a pregare e a comprendere la Bibbia. Vieni e lasciati trasformare per divenire simile a Gesù, unito alla Chiesa universale. Vieni e sperimenta il dono dello Spirito e la forza e il desiderio che Dio ti dà nell'annunciare Gesù agli altri. Dio vuole riempire ognuno di noi con il suo Spirito per donarci l'acqua della vita. E questa è una promessa. Alcune persone desiderano questo, altre non ne sono sicure. Se non senti questa sete, puoi pregare Dio di donartela. Perché Dio ci viene incontro lì dove siamo. E se con questa sete ci rivolgeremo a Dio, Lui ci riempirà del dono gratuito, dell'acqua viva.